Buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di gioco illegale, i rischi che ci sono, perché evitare siti illegali, come riconoscere quelli illegali. Ne parliamo con un avvocato che sto andando a trovare nel mio ufficio, e lui è già lì e invece io sto arrivando adesso. Vi ricordo, iscrivetevi al canale, lasciate like e fateci sapere cosa ne pensate e che domande vorreste fare all'avvocato. Vedremo di avere risposta a queste domande. E quindi, come vi ho annunciato, signori, sono qui con l'avvocato Ottavio Porto, avvocato cassazionista, penalista, membro dell'Osservatorio Nazionale sull'Intelligenza Artificiale e ho scoperto da poco anche laureato in filosofia, come se non bastasse. Grazie Carlo per la presentazione, un buongiorno a tutti, è un piacere per me stare con te, oggi farci questa chiacchierata informale ma importante. Mi occupo, come hai detto, del mondo del digitale a 360 gradi e quindi oggi affronteremo alcuni temi legati a questo che ci interessano particolarmente. Soprattutto nel mondo del gaming ti occupi. Ottavio è uno dei più grandi esperti di gioco in Italia. Grandi non tanto di età, ma diciamo che me ne occupo da tanti anni. Sono ormai 10 anni che assisto varie società che si occupano di gioco e quindi ho approfondito la materia sotto diversi aspetti. Allora Ottavio, questa intervista nasce dal fatto che vengo contattato quasi giornalmente da giocatori che si trovano in situazioni di difficoltà perché magari molti a loro insaputa hanno giocato su siti non legali in Italia, siti di gioco, e hanno avuto problemi sia con le vincite che di altro genere, fiscali e quant'altro. Ci vuoi illuminare un po' e spiegare la differenza tra gioco legale, illegale e i rischi che ci sono, di cui dovremmo essere a conoscenza? Guarda, la materia è particolarmente complessa e ostica. Noi rivolgendoci a un pubblico ampio dobbiamo cercare di essere, secondo me, il più chiari possibile. E non possiamo che partire da un dato preliminare, cioè che in Italia è possibile offrire il gioco solamente se muniti di apposita concessione governativa. Si tratta di un'autorizzazione che ADM mette al bando e concede a pochi operatori di mercato che devono sottoporsi a rigidi controlli non soltanto al momento in cui richiedono la possibilità di avere la concessione, ma anche durante tutta la vita dell'autorizzazione stessa. Quindi la prima cosa da capire che è molto importante trasmettere, secondo me, al tuo pubblico e a chi ci ascolta, è che in Italia non si può liberamente offrire il gioco d'azzardo e bisogna essere autorizzati dallo Stato italiano, cioè vige un monopolio. Non a caso l'autorità che si occupa di questo è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo per quanto riguarda tutti i tipi di giochi con vincita in denaro, quindi scommesse, casinò, bingo e quant'altro, insomma. Assolutamente a 360 gradi. Adesso ho fatto un discorso in generale che è relativo sia al gioco effettuato in modalità fisica, la classica giocata all'interno del bingo, delle scommesse, dei centri scommessi, che anche la modalità di gioco online. Sono due mondi paralleli, ma che entrambi necessitano di medesime specifiche autorizzazioni. Quindi diciamo in Italia tutto quello che è gioco con vincita in denaro, sia terrestre che online, deve essere sottoposto alla certificazione dell'ADM. Come mai allora esistono anche altri siti che non ce l'hanno questa autorizzazione, però sono comunque lì, lavorano e acquisiscono giocatori dall'Italia? Allora, come sicuramente immaginerete, è molto difficile ottenere una concessione. Intanto non vengono messe in vendita, per parlare in maniera semplice, queste concessioni, non vengono messe a bando troppo spesso. Ricordiamo che le ultime concessioni ormai resistono in regime di proroga annuale perché mancano quindi nuove aperture nel mercato, quindi è estremamente difficile entrarci e successivamente, come è facile intuire, lo Stato le sottopone a controlli molto rigidi, le tasse sono estremamente pesanti da sopportare, gli adempimenti e i controlli sono precisi, puntuali e continui.
per cui possiamo dire che nei siti legali neanche una giocata, neanche un rullo del casinò e neanche una scommessa sfugge all'occhio dell'Agenzia delle Entrate. Alcuni operatori del mercato che invece necessitano di guadagnare velocemente e poco hanno interesse a tutelare i giocatori, cercano strade alternative. Purtroppo nel mondo del digitale è facile ottenere soluzioni velocemente che però non hanno nessuna tutela. L'escamotage che è stato creato e che funziona purtroppo tantissimo in Italia è quello di realizzare dei siti cosiddetti .com, cioè privi di licenza, che consentono ai giocatori italiani di iscriversi a casinò che hanno sede non in Italia ma in paradisi fiscali o in altri paesi. Ma questo è un discorso molto, molto ampio che sicuramente dobbiamo focalizzare alcuni concetti e capire quali sono i rischi e quali sono le modalità che riguardano il gioco sui siti.com. Pure perché questi siti vengono via via oscurati dall'ADM, però sappiamo che nel digitale, insomma, è molto più facile clonare un sito e cambiare dominio che non la macchina burocratica che si mette in moto e lo va a oscurare, quindi. È una lotta continua tra il bene e il male e dobbiamo immaginarci il web come una sorta di oceano e ci sono dei soggetti che vivono come i pirati alla ricerca di occasioni da sfruttare e purtroppo i giocatori sono i pesci oppure i tesori che questi pirati vogliono acquisire. Questo perché? Perché ottenere realizzare un sito.com ha bisogno di pochi step, è estremamente veloce da creare e porta guadagni a chi lo crea, non a chi ci gioca, immediati. E il tempo di creazione di una concessione è di anni, perché ha bisogno di fideiussioni milionarie, certo, di controlli da parte della polizia, due diligence, studi legali dedicati. L'apertura di un sito.com necessita di un computer e di poche risorse. Sì. ADM contrasta questo fenomeno anche grazie alle segnalazioni che i giocatori quotidianamente realizzano e anche gli operatori sani del mercato che per tutelarsi inoltrano segnalazioni ad ADM, quindi esistono delle liste di siti bannati, i cosiddetti .com, però è una battaglia che si svolge quotidianamente perché come un'idra ogni testa tagliata ne spuntano altre due, altre tre e di conseguenza il web è pieno di questi siti.com che però hanno un sacco di rischi. Quali rischi appunto ci sono per chi gioca? Perché è un'attività rischiosa per chi la conduce, perché ovviamente vengono perseguiti quelli che vengono identificati, perché gli altri in paradisi fiscali valli a trovare. Però è un'attività vietata e punita con l'arresto anche organizzare il gioco, ma anche parteciparvi. Sì, allora questa è una questione assai sottovalutata secondo me. È bene sapere che nel nostro ordinamento c'è una legge, la legge 401 del 1989, che quindi è anche datata, che nell'articolo 4 punisce con pene anche abbastanza severe, c'è stato un inasprimento delle pene negli ultimi anni, tutti coloro i quali organizzano o partecipano, anche quindi i giocatori, a giochi con vincite in denaro su siti privi di autorizzazione. Come ho detto all'inizio, lo Stato italiano concede l'opportunità di offrire giochi solo tramite la concessione. Chi lo fa senza concessione, quindi, commette un illecito. Ma il punto non è solo questo, perché colui il quale decide di aprire un sito.com è ovviamente una persona priva di scrupoli. Il vero rischio è nell'ignaro giocatore, che spesso si trova a confondere il gioco legale da quello illegale, anche poi svilupperemo sicuramente questo tema per via della mancanza di l'opportunità di pubblicizzare il gioco legale, e quindi si trova in questo sito.com che lo accoglie a braccia aperte. La registrazione spesso è più facile rispetto ai siti.it. Ti chiedono meno documenti, a volte non li chiedono proprio. Certo, chi si autoesclude può pure giocare dai circuiti regolari, può giocare anche nei minorenni. Siti minorenni.
E il rischio poi è molteplice, non solo quello penale che non va sottovalutato perché laddove viene intercettata la giocata si rischia anche di entrare nel penale, ma ci sono rischi classici di furto di identità, violazione della privacy e soprattutto impossibilità a recuperare le vincite spesso, perché laddove il giocatore riesce a effettuare una vincita, quando riesce ad effettuare una vincita, ora sfateremo anche un altro mito, è sempre più difficile recuperare i soldi perché non c'è tutela giurisdizionale e non ci si può neanche rivolgere alle autorità italiane perché sarebbe come autodenunciarsi. Esatto. E diciamo che quando ci sono delle vincite basse magari vengono anche pagate, poi nel momento che si continua a giocare e si fa una vincita buona, il suo conto è stato bloccato. Per i motivi più disparati. Laddove prima magari in fase di registrazione veniva concessa la possibilità di registrarsi con il documento di Tizio, mettere la carta di credito di Caio e poi caricare ancora con un'altra carta di credito, con un altro conto, poi in fase di prelievo tutto questo diventa qualsiasi, diciamo, scusa diventa un motivo per non procedere con il prelievo del proprio conto, e poi non esistono mezzi per tutelarsi, perché andare all'autorità italiana, rivolgersi all'autorità italiana dicendo di aver giocato sui siti.com equivale ad autodenunciarsi, quindi occorre pensarci prima. Sì, e ho ricevuto anche dei messaggi di giocatori che mi dicevano: guarda, io ho giocato su questo casinò, che era un casinò illegale, non mi pagano da mesi, non mi rispondono più alle email, adesso scrivo una lettera all'ADM per denunciarli. E io gli provo a spiegare: scusa, ma questo sito non è con licenza ADM, non è un sito regolare, non puoi denunciare nulla, non c'è modo di riavere i propri soldi, signori, questo è importante da capire, tralasciando gli altri rischi sul reato commesso di cui abbiamo parlato prima. Direi che non ce n'è nessun avvocato bravo per poter intervenire, non è questione di lettere o di bravura o di forza dell'intervento, che proprio non sono più recuperabili quei soldi. Parlando di rischi, ci siamo dimenticati di menzionare il rischio di clonazione di documenti che vengono inviati a terze parti, ma anche il rischio di clonazione di carte di credito, che potrebbero essere usate all'insaputa dei giocatori per qualsiasi scopo, diciamo, per qualsiasi acquisto. Può sembrare strano, ma è assolutamente all'ordine del giorno. Lo abbiamo detto dicendo furti di identità. Hai fatto bene a focalizzare l'attenzione sul furto della carta di credito. Forse non ci crederete, ma io faccio anche l'avvocato penalista classico, oltre a occuparmi di consulenza nel mondo del gioco. Non sono rari i casi di soggetti che si ritrovano indagati o imputati per truffe online relative a vendite di prodotti o qualsiasi circostanza della quale non conoscono nulla, solo per aver giocato all'interno di siti.com, aver depositato i documenti o le carte di credito, poi con quelle stesse carte di credito usate chissà dove da chissà chi venivano commessi i più svariati reati, pagamenti mai realizzati su ordini effettuati su Amazon, oppure altre cose ancora più gravi, apertura di postpay a nome di soggetti in città diverse. Bisogna fare molta attenzione quando si danno i dati online, ovviamente, figurarsi a siti che non hanno nessuna crisma di legalità. E poi c'è anche un altro mito, ci confrontavamo prima che si accendessero le telecamere, relativamente alla idea che si possa vincere più facilmente ai siti. Ma perché ci sono disinformazioni su questo, cioè chi dice sui siti.com si vince di più e visto che le tasse sono più basse allora l'RTP è più alto, se le tasse sono più basse e fanno questo tipo di lavoro per mettersi soldi in tasca, non per darli ai giocatori, diciamo. Sì, bravo, diciamo che chi apre un sito.com non è esattamente uno stinco di santo per voler essere buoni, è chiaro che poi l'RTP che... penso lo sappiate, ma per chi non lo sapesse, si tratta di quella formula matematica per la quale, dato una somma giocata pari a 100, al giocatore alla fine di un determinato periodo di tempo viene restituita una somma pari appunto all'RTP, che solitamente si attesta tra il 96 e il 97%. Quindi, dato un investimento di 100 nel gioco, alla lunga si perde perché si riacquisisce soltanto 96-97 a seconda dell'RTP.
L'RTP nei siti con concessione viene continuamente controllato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e quindi si ha la certezza che ci si confronta con questo dato. Laddove invece il sito.com non è sottoposto al controllo, potrebbe esserci scritto anche che l'RTP è del 99.9 o del 110%, ma nessuno lo controllerebbe. Potrebbe essere anche 50-60%, anzi addirittura alcuni siti illegali hanno dei provider di slot che noi conosciamo, clonati, che hanno gli stessi giochi, però non provengono dal provider ufficiale, ma sono stati, diciamo, duplicati su un provider, quindi pirata, che non rispetta quindi nessun requisito, nessun RTP, quindi non c'è assolutamente controllo sui motori di pagamento dei giochi, sui siti illegali. Anche perché i giochi offerti dai concessionari legali devono essere sottoposti al controllo di un'autorità esterna che ne certifica la sostenibilità matematica, la regolarità del funzionamento nei siti.com. Diciamo che abbiamo fatto una semplificazione dicendo .com in generale, perché i .com possono essere anche legali per altri paesi sempre, non per l'Italia. Però ci sono delle compagnie grosse di gaming che magari hanno dei brand italiani, dei brand esteri sotto il dominio.com. Però questi siti, legali per altri paesi, non accettano comunque giocatori provenienti dall'Italia. Se lo fanno, vuol dire che sono siti pirata. Sì, diciamo che abbiamo scelto dall'inizio della nostra conversazione di essere abbastanza semplici nelle spiegazioni. Abbiamo usato quindi il concetto di siti.com per parlare di siti illegali. Non è chiaramente così a 360 gradi, ovviamente ci sono anche dei bookmaker famosissimi che hanno siti.com in altre giurisdizioni, ma non accettano italiani, quindi laddove un sito.com consente la registrazione a un italiano, allora c'è da insospettirsi. È chiaro che ogni stato ha le sue regole e i cittadini residenti in altre giurisdizioni possono giocare nei siti.com che in quelle giurisdizioni sono del tutto leciti. Bene, quindi ricordiamo come riconoscere i siti legali. Assicuratevi che ci sia presenza di dominio.it, assicuratevi che ci sia il logo dell'ADM sopra. Per maggiori informazioni potete consultare il mio sito informativo qui, spikeslot.com, che fa comparazione solamente di siti legali, quindi si va sul sicuro così. Vi ricordo ovviamente che anche su siti legali si perde, però almeno lo si fa con il controllo delle autorità e che nulla può andare storto, se non la sfortuna, diciamo così. Assolutamente, io apprezzo molto questo tuo suggerimento. Alla fine se uno gioca perché si vuole svagare, deve essere sempre consapevole, bisogna giocare responsabilmente anche laddove si sceglie di farlo. E non c'è modo migliore di acquisire informazioni e farlo con una conoscenza adeguata. Esatto, poi non abbiamo mai consigliato di giocare, anzi, ve lo sconsiglio a priori. Se volete farlo, però assicuratevi di farlo su siti legali. Se no dovete andare dall'avvocato. Detto questo, Ottavio, io ti ringrazio per il tuo intervento qui. Se avete bisogno di consulenze e dell'avvocato Ottavio Porto, trovate i suoi dettagli in calce. Grazie. Fateci sapere che ne pensate voi, se vi è piaciuto il video, che domande vorreste fare a Ottavio e possiamo riprogrammare un'altra intervista. Sarebbe un onore per me. Vi ricordo, no, evitate siti illegali, se ve ne imbattete per caso segnalatevi alle autorità competenti, trovate sempre in descrizione del video indicazioni su come fare segnalazione alle autorità di siti o comportamenti illegali. Per oggi è tutto, quindi ci beviamo questo gin tonic con vista sulla Valletta e lasciate like, iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti, lasciate un commento con le vostre opinioni e ci aggiorniamo come sempre, quindi al prossimo video. Ciao!